Già 5 mesi fa il tavolo Basta Veleni di Brescia aveva presentato in loggia un documento con una serie di richieste relative al grave stato di inquinamento ambientale del capoluogo della Bassa Bresciana e più in generale dell'intera provincia. In particolare la tavola aveva posto all'attenzione degli amministratori il sistema lacunoso di monitoraggio dell'aria predisposto da ARPA Lombardia in molte zone. Una strumentazione scarsa che in alcuni casi non ha per niente funzionato, impedendo di rilevare i livelli di PM10 e di PM2.5, in particolare nei mesi di novembre e dicembre, dove di solito è più alto il picco degli inquinanti. Nessuna risposta è mai arrivata agli enti interpellati e l'associazione si è rivolta alla prefettura. In prefettura, di fatto, è emerso che di gabinetto, che è la persona che ci ha ricevuto, ha preso atto con molto interesse di tutte le nostre problematicità sollevate proprio sul lacunoso sistema di monitoraggio dell'area di Brescia, che ad esempio non monitora il PM2,5 nella centralina di traffico sul ring, non monitora le PM10 nella centralina industriale posta a poche distanze da un'acciaieria. Ha preso atto appunto di tutte queste nostre rimostranze, col fatto che addirittura una sia stata bloccata negli ultimi 15 giorni per ben 12 giorni, va bene, consecutivi, tra l'altro sempre sulle PM2,5, le più pericolose. Ha preso atto e ci ha chiesto ulteriori informazioni per fare un quadro più completo della situazione. Ha ben compreso come il comune di Brescia in questo caso sia piuttosto lacunoso come le centraline, e quindi ha dato la propria disponibilità perché si faccia interprete fra le istituzioni comune, provincia, regione e ARPA, perché si riesca a risolvere un problema che riguarda la sicurezza delle persone, della popolazione di Brescia e della nostra provincia.